Io lavoro da 5 anni, premesso questo, io lavoro da 5 anni lì dentro, però magari c'è gente che lavora da 30 anni, ogni volta che si rinnova l'appalto, quindi risulti come nuovo assunto. Quindi questa cosa fa sì che per caso, se tu dovessi stare anche minimamente antipatico al datore di lavoro, con l'abolizione dell'articolo 18, lui da un giorno all'altro ti può dire: tu non mi stai più simpatico, ti lascio a casa. Con quattro, cioè nel mio caso mi danno 4 mensilità, che tra l'altro 17 ore settimanali sono una vergogna, quindi sono meno di 2000 euro. Con meno di 2000 euro mi lascio a casa e ti saluto. Provincia di Milano, a Segrate, assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici indetto dal sindacalismo di base, nello specifico dalla CUB, per annunciare uno sciopero il 26 ottobre. Come mai questo sciopero in un momento in cui il governo pare abbia cancellato la povertà e ridato dignità col decreto dignità ai lavoratori? Innanzitutto proprio perché il governo non ha fatto nulla di quello che tu hai appena detto. Un governo che chiaramente aveva fatto delle roboanti promesse elettorali, ma che fino ad ora non sono state assolutamente mantenute. Continua ad esserci il Jobs Act e quindi anche i lavori a tempo indeterminato sono rapporti di lavoro precario nei fatti. Continua ad esserci una povertà dilagante, l'età pensionabile continua ad essere una delle più alte d'Europa. Negli ultimi tempi, dibattito pubblico e soprattutto televisivo, sentiamo soltanto il piagnisteo degli imprenditori che sembrano sommersi da queste eccessive tasse che non gli consentirebbero di comprarsi lo yacht o di avere le ville hollywoodiane. In realtà chi sta soffrendo è la classe lavoratrice, quindi c'è la necessità di portare in piazza quelle che sono le rivendicazioni, i bisogni, le necessità della classe lavoratrice in questo paese. E vogliamo rivendicare con forza, sottolineare con forza che i diritti si conquistano solo con la lotta, non si conquistano per decreto. In questi periodi, appunto, di questi 33 anni, ho visto il nostro contratto nazionale continuamente decadere. Prima era un buon contratto, adesso invece è veramente un contratto di merda, scusate se uso sto termine, anche grazie, mi permetto di dire, a questi sindacati fasulli che sono CGL, CISL, UIL, che hanno firmato un contratto nazionale scandaloso. Però sono cose che dovete sapere, perché quando uscite da casa e vedete gli spazzini, come li vogliamo chiamare, operatori ecologici, rouvé, quello che è, dovete sapere che a noi è stato aumentato l'orario di lavoro, in cui queste 2 ore in più che ci fanno fare a settimana sono totalmente gratuite. Io lavoro nel mondo dell'assistenza, delle cooperative sociali, delle cosiddette ONLUS. È un settore, vi dico solo questo, dove ricattano e fanno il ricatto morale del volontariato, perché siccome ci occupiamo di persone che hanno bisogno dobbiamo lavorare gratis. È un settore peculiare, dove i padroni non dicono che non sono padroni, dove dicono che non c'è profitto, dove dicono siamo tutti sulla stessa barca, dove non ci sono sindacati se non in parte la CGL, che quando c'è è più a destra del datore di lavoro. Qui non stiamo più discutendo di contratti di lavoro inadeguati e non sufficienti a garantire i livelli di vita precedenti. Ormai si discute di contratti di lavoro a perdere. Si va a discutere, non noi ovviamente, ma CGL, CISL, UIL e Amenicoli vari, vanno a discutere cosa i padroni devono avere dai lavoratori. Cioè la piattaforma di discussione sostanzialmente la fa la controparte. Un altro dei temi che è presente nella piattaforma che avete presentato anche oggi è quello della democrazia sindacale. L'altro giorno con Libera TV eravamo presenti davanti ai cancelli di una casa di riposo a Binasco, dove l'unico, il sindacato più influente, in realtà l'unico presente con la maggioranza degli iscritti, è proprio la CUB. E con l'accordo alla rappresentanza della democrazia sindacale, formalmente la CUB non potrebbe rappresentare più i lavoratori. Ecco, questo è uno dei veri grandi problemi di questo paese, cioè il fatto che nei luoghi di lavoro non esiste democrazia, che
che la decisione della controparte sindacale è rimessa al padrone, è rimessa all'azienda. Non conta nulla in realtà l'iscrizione dei lavoratori. Il padrone può scegliere con chi trattare e questa cosa ha l'obiettivo di creare il monopolio della rappresentanza sindacale in favore di determinati sindacati che sono quelli che svendono le condizioni di vita, le condizioni di lavoro, che svendono diritti, che accettano tagli al salario anche e soprattutto ingiustificati. Il grande errore del sindacato confederale è stato quello di aver costruito insieme ai padroni o ai datori di lavoro, che forse è meglio, dei fondi bilaterali in cui loro prelevano dal nostro stipendio. Fate un conto, 200 euro a testa di fondo bilaterale annuale per 90.000 addetti in Italia sono milioni di euro, milioni e milioni di euro all'anno. Quando noi siamo andati a vedere un po' qual era l'amministratore di queste cose qua, tu vedevi che questi organi qua erano gestiti, non so, presidente era uno di Confindustria, vicepresidente uno della CGIL, consiglieri uno di Confindustria, poi c'era uno della UIL e così dicendo, fine della roba del genere, capite? Ecco, noi sosteniamo che c'è la necessità di una legge sulla rappresentanza sindacale che sia veramente democratica, perché se non c'è democrazia nei luoghi di lavoro non possiamo pretendere che ci sia nella società tutta.